Queste sono le Kipran KD500 versione 2, anche se non c'è scritto, e rappresentano la migliore scarpa dal miglior rapporto qualità-prezzo per chi volesse correre davvero molto velocemente, visto che utilizza un intersuolo in Pebax. Non so, e poi ovviamente il puntualizzatore mi correggerà, se esiste una scarpa a questo prezzo con una mescola di questo tipo. Ma come al solito, per capire di cosa stiamo parlando, partiamo dalle specifiche. Sul libro di Kipran, dove sono ovviamente spiegate in maniera dettagliata tutte le scarpe premium, ossia le KD900X piuttosto che le KD900, non sono indicate le specifiche di queste KD500. Dal mio punto di vista, secondo me, pesano 285 grammi sulle mie diverse bilance, nella taglia 43, drop 8, 32 mm nel tallone, 24 mm nell'avampiede. Sono scarpe che hanno una doppia mescola in Pebax nella parte superiore e nella parte inferiore in Eva. Sul sito sono indicate delle percentuali tra le diverse mescole. Di sicuro questa scarpa utilizza una delle mescole più nobili presenti sul mercato, grazie alla collaborazione che l'azienda francese ha con Arkema, anch'essa azienda francese. Partendo come al solito dalla tomaia, questa scarpa utilizza una tomaia abbastanza strana, che comunque è relativamente traspirante. Escludendo il fatto che sia stata scelta la colorazione nera, il materiale è abbastanza leggero. Nella parte anteriore c'è una sorta di supporto. Dal mio punto di vista non mi ha creato nessun problema durante questa stagione estiva. Credo però che la tomaia della KS900 Lite sia superiore, tra l'altro nella versione femminile, quella che è stata adottata, e quindi chiediamo a Francesca cosa ne pensa. Credo che la tomaia sia assolutamente confortevole nel modello femminile che ho avuto modo di testare. Sembra un po' più rigida sul modello maschile, è una tomaia molto diversa, è fatta in una sorta di mesh abbastanza traspirante ma abbastanza spesso nella versione maschile, con una linguetta molto sottile, senza protezione, senza i lacci. Sembra decisamente più plasticosa la versione maschile, mentre nella versione femminile una sorta di knit, un knit fatto a nido d'ape, davvero molto morbido, con un rinforzo sulla punta. Questo è esattamente uguale alla versione maschile, però la versione femminile ha anche la linguetta imbottita che la rende davvero più comoda da portare. L'allacciatura è migliorata rispetto al passato e soprattutto si stringe in maniera molto semplice, i lacci sono piatti, poi chiaramente sarebbe sempre meglio fare il doppio nodo. Le ho provate per un fartlek e poi ho provato a fare dei riscaldamenti, quindi delle corse abbastanza lente. Sono lacci piatti, tengono bene all'interno degli occhielli. Nella versione maschile sono fatti in modo diverso, nel senso che sono comunque lacci piatti, gli occhielli sono fatti bene, tengono bene. Li tengono ben li saldi, però sono lacci piatti più sottili, quindi in questo caso si tendono a slacciarsi di meno. A livello di calzata la scarpa è sicuramente filante. Io ho preso, come da tradizione, mezzo numero in più in casa Kipran. Di certo dovreste provarla al negozio e, dal mio punto di vista, forse una scarpa veloce potrebbe essere presa anche al numero giusto. Sicuramente è una questione davvero individuale. Io direi stesso numero, attenzione perché la calzata può essere un po' stretta del proprio numero, non è una scarpa abbondante, è una scarpa che calza giusto, calza aderente, giusto che sia così per una scarpa veloce, molto leggera e reattiva come questa, però il numero sarà sicuramente aderente, quindi potreste pensare allo stesso numero se avete una pianta del piede un pochino più larga, valutate mezzo numero in più. Mentre il tallone è ben disegnato, c'è una conchiglia molto solida nella parte esterna, un'imbottitura interna sicuramente interessante e molto utile per chi avesse problemi al tallone. Attenzione all'eventuale possibile sfregatura della parte superiore, che richiede la presenza di una calza un po' più alta e sicuramente non sottilissima. Nel tallone è presente una conchiglia abbastanza rigida che, devo dire, tiene bene sia nella versione maschile sia nella versione femminile. In entrambe le versioni c'è questa imbottitura che protegge sia le ossa del tallone sia il tendine d'Achille, quindi rimane molto morbida, rimane una scarpa molto comoda e abbastanza stabile. Tra l'altro sarebbe davvero caloroso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Come ho promesso, ne sto preparando di nuove. A velocità elevate questa scarpa sfrutta sostanzialmente tre caratteristiche. Ovviamente è una scarpa molto flessibile, soprattutto nella parte dell'avampiede. Utilizza il Pebax, se n'è tantissimo nella parte del tallone, un po' meno in quella dell'avampiede, e con la doppia mescola nella parte inferiore che dà stabilità.
grazie alla vostra biomeccanica di corsa sicuramente potreste davvero andare velocemente. L'intersuola è la parte migliore di questa scarpa insieme alla comodità nella versione femminile, perché la tomaia femminile è davvero molto comoda. A mio parere lo svantaggio di essere molto secca, è una scarpa secca che secondo la mia personale opinione non è adatta a corse lente, perché per le corse lente il Pebax è molto reattivo e molto veloce. Ci si troverà benissimo a fare degli allenamenti più veloci e delle corse più rapide, mentre per i lenti risulta davvero bassa, perché l'intersuola ha uno spessore relativamente sottile, la reattività rimane, però non si sente abbastanza a ritmi bassi e la scarpa risulta dura, proprio dura e secca. Le uscite elevate spinge bene, dà una sensazione di libertà, perché ha una particolarità questa scarpa di avere uno diverso spessore del battistrada, differenziato però all'interno e all'esterno del piede. Quindi avrà uno spessore aumentato del battistrada nella parte centrale trasversale sotto l'avampiede, che darà una sensazione strana camminando e appoggiandosi normalmente in piedi su questa scarpa. Quindi sia pronatori sia supinatori tenderanno a sentirla che cede nella loro direzione più debole. In realtà poi correndo questa scarpa tende a far appoggiare il piede esattamente nella parte centrale in modo trasversale. Quindi mentre risulta instabile camminando o restando fermi, perché si tende appunto a pronare o a supinare come l'appoggio naturale del proprio piede, una volta che si usa in corsa dà una sensazione di libertà, perché è molto reattiva e molto veloce, ma tende a spingere il piede in modo dritto. Quindi è come se correggesse quasi dei leggeri difetti d'appoggio. Il battistrada poi è assolutamente uno dei migliori del mercato, perché garantisce sicuramente trazione, anche una sostanziale risposta energetica, forse rende la scarpa leggermente più dura rispetto a quello che invece sarebbe se questo battistrada non ci fosse. Di certo non perderete il grip nelle corse più veloci, quando ovviamente serve molto di più. Battistrada è stupendo, è un'altra, insieme al Pebax nell'intersuola, è sicuramente la caratteristica vincente di questa scarpa, è fatto di piccoli tasselli che tendono a diventare più spessi nei punti di usura, che tengono davvero molto bene anche su... Io ho provato su superficie umida, non bagnata, perché non aveva piovuto, ma aveva piovuto la sera prima. La gomma è abbastanza rigida, sicuramente tiene molto bene. Su asfalto non c'è nessun problema, su pista nemmeno, ovviamente. Non c'è problema neanche su strada bianca, perché l'ho provata anche su sterrato e davvero con questi tasselli tengono proprio bene. Dal punto di vista dell'utilizzo è per podisti neutri e soprattutto per chi volesse provare per la prima volta questa mescola in Pebax, anche se mediata da una più stabile, di fatto però con questa scarpa sicuramente correrete velocemente. Credo che sia ottimale per appoggi neutri o per leggeri difetti d'appoggio, perché questa scarpa, appunto per questa sua caratteristica particolare del battistrada più spesso, tende a correggerli e a portare comunque il piede dritto. Parlo io che ho una leggera supinazione e mi sono resa conto di questa cosa, che non si sente camminando, si sente correndo. Oltretutto l'altezza dell'intersuola è abbastanza limitata, perché è una scarpa abbastanza bassa, quindi in realtà potrebbe essere una scarpa stabile, quindi tenere bene comunque anche per leggere pronazioni. Personalmente non la consiglierei in ogni caso a pronatori e a supinatori abbastanza spinti. La potrei consigliare a pronatori e supinatori lievi, perché l'intersuola è abbastanza consistente da reggere, da non cedere sotto i difetti d'appoggio, quindi ha una stabilità relativamente interessante. Consiglierei sicuramente a pesi bassi, perché appunto lo spessore è ridotto ed è una scarpa abbastanza leggera, quindi non la consiglierei a soliti podisti superiori ai 75 kg, mi sembrerebbe un po' troppo spinta in questo caso e poco protettiva. È chiaro che a questo prezzo non sono tutte rose e fiori, ma se non fare la marchetta, secondo me non può essere utilizzata come scarpa unica, soprattutto per le corse lente. Se a meno di amare una scarpa dura, avrete probabilmente qualche problema a questa tipologia di utilizzo. E in questo caso suggerirei ovviamente la KD 900, che è sicuramente più versatile da questo punto di vista. E questa scarpa è molto flessibile, molto reattiva, è stupenda, davvero divertente per corse veloci. Ha il difetto di non essere adatta a tutti i tipi di corse, mentre altre scarpe adatte alla velocità risultano comode, comunque confortevoli anche per corse lente. Queste non sono confortevoli a mio personale parere per corse lente, perché sono davvero troppo secche e troppo rigide. Quindi questo è sicuramente una limitazione. Ha un ottimo rapporto
rapporto qualità-prezzo ed è una scarpa reattiva. È una scarpa reattiva leggera, comunque portabile, adatta anche ai mesi estivi, abbastanza traspirante in entrambe le versioni, mi pare. Quindi farà sicuramente il suo dovere, ma è adatta solo a un certo tipo di allenamento e tendenzialmente per corridori neutri. Per la durata, Keep Run, al lancio della presentazione ufficiale a marzo alla Maratona di Roma, aveva indicato che una delle sue value proposition fosse quella che le loro scarpe duravano fino a 1000 km e dal mio punto di vista, non so se con questa scarpa ci arriverete, ma sicuramente non sono davvero così lontani. Credo questa scarpa possa durare molto perché il payback tiene. L'intersuola non è abbondante, ma sicuramente è leggera ed è durevole e il battistrada è davvero tanto su tutta la superficie d'appoggio. Penso che questa scarpa possa durare 700-800 km senza nessun problema, perché poi anche la resistenza di questo tipo di schiuma è davvero verificata. Dal mio punto di vista questa scarpa potrebbe essere affiancata a un'altra per le corse lente. Questa sicuramente dà il meglio di sé per tutti gli allenamenti di qualità che dovesse svolgere durante la settimana, la potreste utilizzare davvero a lungo. Come ho detto all'inizio, non credo che esista una scarpa con una mescola nobile, tra l'altro anche stabile, venduta a questo prezzo. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io vado a dare da mangiare al coniglio che però, come al solito, è lì sotto.